Buonasera, buonasera agli amici ascoltatori di Radio Monteco Web. Siamo qui live, con qualche minuto di ritardo perché abbiamo avuto dei problemi tecnici. Sentite della musica di sottofondo. Qui è iniziato già lo spettacolo, sia con Belle, sia con Elsa che fra poco arriverà, e ora c'è Jasmine. Siamo qui in diretta a radiomontecoweb.it per questa festa bellissima al paese di Babbo Natale. Poi dopo intervisteremo anche le principesse. Qui con me live ci sono Ettore e Diana, che non vedo. Ettore, ci sei? Sì, ci sono. Sei in mezzo alle persone, Ettore? Sono tra il pubblico, in mezzo alla gente. Ciao Venanzio. Ero un attimo occupato con una principessa, poi mi ha dovuto lasciare per prepararsi allo spettacolo. Fra un po' le intervisteremo, parleremo anche di gossip su Babbo Natale, perché ce ne sono veramente tante, e più avanti nel corso della diretta approfondiremo il discorso. Perfetto, Ettore, allora facciamo una cosa: intanto noi così ci finiamo di preparare con i problemi tecnici che abbiamo avuto, chiudiamo i microfoni, facciamo andare un po' di musica e poi cominciamo con le interviste, ok? Ok, benissimo. A fra poco, amici di Radio Monteco Web. Connect our telephone. A Christmas
Monteco Web è un gioco da bambini. Visitate Radio Monteco Web. Eccoci qua, siamo di nuovo live da Montecosaro Alto. Oh, è arrivata anche Katia con Stefano, benissimo. Siamo qui live a Montecosaro Alto, il paese di Babbo Natale. Siamo in pieno dello spettacolo delle principesse. Io dovrei avere in giro Ettore e... allora, un attimo solo, un fruscio strano. Spero che a casa ci sentite bene. Ettore e Diana, ci siete? Ettore e Diana? Ti riceviamo forte e chiaro. Perfetto, Diana, ci siamo? Ci siamo. Allora, io sento un fruscio strano. Sarà Babbo Natale che sta scendendo dalle varie... Che sta friggendo. Sì, sta friggendo. Allora, adesso vediamo se possiamo risolverlo. Ettore, intanto, dici un po'. Sembrava che la giornata, ovviamente Diana, sembrava che la giornata fosse... più o meno compromessa, invece vedete un po' che spettacolo. Vedi cosa fa Babbo Natale? Tante volte nasconde anche un bel tempo dietro l'angolo, anzi nel suo sacco. Allora, fate un annuncio per i nostri ascoltatori a casa, invitateli. Certo, guarda, allora, oggi è la giornata di Babbo Natale per tutti i bambini su Radio Monteco Web. Siete invitati sempre e comunque alla sua manifestazione più importante, in questo caso nel paese di Monteco. E qui ci sono anche i mercatini di Natale, mi raccomando, accorrete numerosi. Noi siamo qui a Montecosaro in diretta, ovviamente su Radio Monteco Web, a te Venanzio. Esatto, allora qui sentite anche musica sottofondo perché ci sono le principesse appunto che si esibiscono. Sarà possibile poi visitare Babbo Natale che è nella sua casina, e quindi dovete solo venire. Oggi il primo appuntamento, noi di Radio Monteco Web, essendo di Montecosa, non potevamo mancare. Siamo qua col nostro box, giusto? Sì, giustissimo. Allora, ascolta Venanzio, devo darti una dritta. Io purtroppo ho peccato, anche se comunque la festa di Babbo Natale e dei bambini, io purtroppo ho assaggiato il vin brûlé. Oh, che bello! Devo dire che è magnifico. Se avanza, portatene neanche... un bicchiere per me che sto qua, come no, volentieri. Allora deve essere passata anche Katia, non so se l'avete vista, è qui vicino al box, guarda Katia, vieni al microfono. Katia così allora siamo anche con Katia, solo che Katia non ho le cuffie per Katia, adesso gli mettiamo il microfono. Intanto guadagnate un po' di tempo, Ettore. Come io stai potrei a fare tu? Guadagnare del tempo facendo alcune domande alle persone che sono qui a intervistare qualcuno. Non so se magari mi posso avvicinare, volete rilasciare un'intervista? Siamo su Radio Monteco Web in diretta. Ok, c'è qui con me il simpatico signore Simone. Ecco qui Simone. A Simone volevo chiedere una cosa, ma cosa ne pensa del fatto che Babbo Natale sia stato nominato miglior corriere d'Europa quest'anno? Solo quest'anno? Diciamo che da sempre Babbo Natale è il miglior corriere, però è successo questo, che la Befana si è lamentata perché lei dice: io consegno anche di porca notte. Porca miseria, la Befana. Lei consegna di notte, cosa ne pensa? Probabilmente dopo Natale si è saputo organizzare in maniera eccellente, perché altrimenti la Befana non si sarebbe arrabbiata così. Ovviamente le qualità di Babbo Natale come corriere sono elevatissime. Grazie al signor Simone. Adesso invece passiamo alla dolce. Un attimo. Diamo il benvenuto anche a Katia che è qui dietro con me, solo che non ha le cuffie quindi non vi sente, faccio io la portavoce. Katia, benvenuta anche a te stasera qui a Montecosaro. E siamo qui in alcuni speaker di Radio Monteco Web, c'è anche Stefano che l'ha accompagnata, perché dovete sapere io conosco prima Stefano di Katia. Katia, allora come stai? Bene, grazie, buon pomeriggio a tutti. Siamo in clima natalizio, l'aria è calda e dolce. Buon pomeriggio a tutti. Bene, bene, allora facciamo una cosa, ti do la palla a te, Diana, avevi qualcuno da intervistare? Perché sennò mettiamo un po' di musica, perché adesso... Allora, adesso invece passiamo alla dolce donzella che si chiama? Ilaria. Ilaria, secondo te, questo è un domandone, cosa cucineresti a Babbo Natale per il giorno di Natale?
Una bella chiffon cake. Una bella che cosa? Chiffon cake. Il che significa che andiamo sul dolce. Che cos'è una chiffon cake? Spiegaci cos'è, perché il nostro fantastico Venanzio non lo sa. È un super ciambellone, diciamo, ben lievitato, e si può, diciamo, farcire, riempire con creme, con coloranti, crema al cioccolato, al pistacchio, come uno vuole. Allora, fai una cosa, Diana, prendi il numero di telefono, certo, che stasera la chiamo, mi faccio dare un appuntamento per farmi portare il dolce, allora. Grazie, grazie mille, buon divertimento. Grazie. Quindi andiamo sull'ingrasso, sì, Venanzio. Adesso mettiamo un po' di musica, poi facciamo due chiacchiere anche con Katia, che è qui dietro. Ok. Perché c'è la musica, quindi non riusciamo a parlare bene, se avete fatto caso. Allora, Radio Montego Web, mettiamo un po' di musica e vi mando anche queste campanelline natalizie sottofondo, perché siamo così noi. Oggi abbiamo anche gli effetti natalizi. Radio Montego Web ha il paese di Babbo Natale. Eccoci qua di nuovo live qui a Radio Montego Web. Siamo in pieno degli spettacoli. Qui con me c'è Katia. Katia, senti adesso con questa cassa. Puoi prendere il microfono. Senti adesso con questa cassa.
Aspetta che non ti ho aperto il microfono, vai. Si senti adesso, Katia? Sì, un pochino meglio. Bene, bene. Stefano, senti anche tu da lì? Sì. Allora, Ettore e Diana non so da che parte sono andati. Sicuramente staranno girando tra i turisti che sono arrivati a Monte Rosaro. Ci siamo. Perfetto, non vi avevo aperto i microfoni, scusate. Sai Ettore, dovrebbero esserci anche mia moglie e le mie due figlie in giro, se le riconosci. Voglio capire come hanno vissuto vedere Elsa e Belle, che guarda, sono due persone. In tutta onestà, Venanzio, non le vedo, non saprei neanche riconoscerle, perché con le mascherine, con tutto ciò che ci veste in questo momento, sarà difficilissimo. Bene, bene. Allora adesso parliamo un pochino più piano, perché noi abbiamo la cassa qui davanti, Ettore. Anzi, abbasso il volume, tu non ti preoccupare. Parlate normalmente, abbasso il volume, perché allora stanno dicendo adesso le principesse che sono lì per fare le foto. Quindi chiunque voglia fare le foto con le principesse, ricordiamo che siamo qui a Monte Cosaro Alto, al paese di Babbo Natale. Siamo dietro al Teatro delle Logge, un posto carino, raccolto, che è riparato dall'aria. Sinceramente non pensavo che si stesse così bene qui dietro. Che dici, Katia? No, veramente si sta bene, c'è un clima di festa, i bambini sorridono, sono tutti insieme, attenti, e accolgono quello che le loro paladine incutono amore, incutono gioia, incutono, guarda, festa. C'è un bimbo qui davanti, una bimba qui davanti che dorme, guarda che carino. Ah no, gli occhietti aperti. Venanzio, io intercetterei una persona per fare vai. Un'intervista. Chiedo scusa alla signora. Giorgia, saluto. Signora, la posso disturbare un attimo? Siamo su Radio Montego Web in diretta. Una piccola intervista. Immagino, è disposta? Perfetto. Lei si chiama, scusi? Benedetta. Venanzio, siamo qui con Benedetta. La cassetta, ciao Benedetta, ciao. La cassetta di Radio Montego è quella lì, è quello con la riga in mezzo e Venanzio. Forse non si vede. La riga però molto larga. Bene. Una domandina, signora. Lei, presumo sia sua figlia, benissimo, ha avuto modo di vedere la letterina di Babbo Natale? Ancora no. Ancora no. Va bene, allora magari ci può dare un'anticipazione, qualche desiderio che pensa sia da esprimere? In questo periodo spero vivamente che si possa riprendere a fare una vita normale, sinceramente. Bene, grazie. Questo ce lo auguriamo ovviamente tutti quanti. Le auguro un buon proseguimento nei mercatini. Grazie, grazie di arrivarci, signora. Diana, Ettore, fate una cosa. Cercate di vedere se riuscite a parlare con le principesse. Intervistatele. Andiamo. Oh, qui c'è anche l'elfo Stefania. C'è anche l'elfo Stefania. Oh. Allora. Katia, tieni il microfono, se no ti fischia. Ti rientra, Katia. Ecco qua. Allora. Eccoci in prossimità delle principesse. Vedete un po', c'è Federica, la principessa, scusate, Belle. Poi ditegli se vengono a farsi le foto con noi pure. In questo momento sono prese con le foto con i bambini. Guarda, c'è, ecco qui davanti sta mia moglie con le mie figlie. Vedete un po' se riuscite a spillargli qualche... Mi sa che siamo fuori zona in questo momento. Davanti alle principesse stanno. Allora, ecco, non vanno a fare le foto. Allora, ragazzi, a me sembra che la festa stia veramente procedendo bene. Meravigliosamente, guarda. La gente non ha avuto paura di quella che era la pioggia di oggi. Eccola la principessa con il suo cavaliere. Allora, c'è la principessa? Ecco la principessa. Allora, qui abbiamo Federica. Belle, sì. Quella è Belle, non è Federica, è Belle. Belle, chiedo scusa. Me la salutate, Federica? Esattamente, Belle. Esatto. Questa sera sono Belle, mi raccomando. Ciao Belle, ovviamente, sono Venanzio io. Non so se riesci a sentirti, abbiamo la cassa dentro, non so se c'è Venanzio e Babbo Natale all'interno della cassetta. Una sensazione a caldo dopo questa magnifica performance? Beh, fantastico, i bambini sono eccezionali, davvero, ti guardano con quegli occhi sognanti e fanno sognare anche noi. Veramente molto molto bello, un'atmosfera bellissima. Aspetta, che io qui c'ho... ho una fan di Belle, e alla fan di Belle chiedo: com'è stata Belle? Bella. Ma hai riconosciuto chi era Belle? Sì, Federica. Allora, ci sente Federica? Federica sente poco ovviamente perché non ha né auricolare né cuffia, comunque le riporto.
quello che è detto. All'interno della casetta di Babbo Natale c'è una tua fan sfegatata, e appena Venanzio ha chiesto indovina chi è, lei ha risposto subito: è Federica! Meravigliosa. Guarda, qui invece c'è un'altra fan di Elsa invece. Vieni, vuoi dire, ti è piaciuta Elsa? Sì. Oh, qui c'è una fan di Elsa invece. Benissimo. Adesso ti spoilero che sono le mie figlie. Ok, adesso libero Belle, così continua nella sua performance. Ciao Venanzio, ciao a tutti, ciao gli Fede. Ascoltatori. Fede, passa a fare una foto se puoi. Ti aspetta nella casetta per fare una foto. Sta arrivando. Ciao principessona. Ecco la Belle e la Bestia. Ciao Belle e la Bestia. Ciao. Adesso stanno passando davanti a noi. Guarda, la Bestia mi sembra di conoscerla, la Bestia. Pure la Bestia conosco, a te Federica ormai. Allora, l'hanno intervista adesso? L'intervista di adesso. Sì, lo so, siamo in diretta. Sai com'è? Siete in diretta. Bravi. Vieni bimba, vieni. Guarda, ho visto passare pure Elsa. La intervistiamo insieme ad Elsa. Allora, bimba, come ti chiami? Lidia, ti sono piaciute le principesse? Molto. Qual è la tua principessa preferita? La regina. Quale regina? Del ghiaccio, Elsa? Sì, però in realtà non mi ha cantato la canzone d'Oala. Non ti ha cantato? La canzone d'Oala. Porca, quella di Frozen 2. Quello lo conosco a memoria pure io, perché ho due figlie femmine anche io. Piace molto anche a me. Senti, com'è questa festa? Bella. Sono contento. Sei con mamma e papà? Ci sarà Babbo Natale? Guarda, chiedilo all'elfo, ma penso proprio di sì. Ok? Buona festa allora. Ci saluti tutti gli amici di Radio Monteco Web. Cosa sono le... Radio Monteco Web. Radio Monteco Web. Radio Monteco Web. Bravissima. Katia, qui abbiamo una futura speaker che ci ruberà il posto, Grazie, buon Natale a te e alla tua famiglia, ok? Ciao. Allora, Ettore. Sì, Diana, ci siamo. Avete visto? Anche noi, se siamo nascosti qua dentro, ci vengono bravi, a trovare. Bravissimi. Siete un mondo da scoprire. Roba grossa qui. Sentite, ma da quale parte state della festa adesso? Noi purtroppo non vogliamo essere di tendenza, ma siamo sulla tua sinistra. Orca paletta. Eccovi qua. Oh, vi vediamo. Dalla porticina. Intanto ringraziamo i ragazzi della Proloco che ci hanno fornito una casetta magnifica, in cui si sta veramente caldi. Al calduccio. Guardate, qualche istante mettiamo un po' di musica, okay? Ok? Poi torniamo qui live con i nostri microfoni. A fra poco. Ciao a tutti. Ciao. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. There anything that you're missing, I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be all right. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew, this Christmas
outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Digitate radiomontecoweb.it. Ettore, Diana, eccoci, ci siamo. Allora, ascoltate, noi abbiamo un ospite qua adesso, lo sapete? Sì, chi è? Abbiamo l'elfa smemorina. Lascio a Katia la fortuna di intervistare l'elfa smemorina. Qual è l'idea di questa giornata? Sicuramente l'idea è quella di far divertire i bambini. Abbiamo pensato a un Natale a misura di bambino, quindi non solo il classico Natale pensato come dono, ma un Natale da ricordare, un Natale che emoziona sia i grandi che i piccoli. Quali le facce dei bambini che ti hanno colpita? Sinceramente quasi tutte, perché quando hanno visto un po' sia la casa di Babbo Natale, che realmente sembra proprio, cioè, una vera casa, e quando hanno visto le principesse sono rimaste tutte scioccate. Ma la cosa bella è stato vedere anche i volti delle mamme, che in realtà erano emozionate, qualcuna con la lacrima ho visto, quindi veramente questo mi ha fatto tanto tanto piacere. Oggi non è freddo a Montecosaro, oggi è caldo, è la prima impressione che ho avuto arrivando qui, proprio perché avete portato questo amore, questo calore, perché l'avete costruito e l'avete voluto, è così? Assolutamente sì, abbiamo fortemente voluto questa festa e l'abbiamo voluta proprio cercando di farla passare con il cuore, perché credo che la cosa più importante, a prescindere dal Natale, ma sempre, sia fare le cose con il cuore, e vi posso assicurare che la Proloco di Montecosaro questo lo fa davvero davvero bene. Allora Katia, ascolta una cosa, siccome l'elfa smemorina mi ricorda qualcuno di mia conoscenza, allora adesso una domanda la faccio pure io, anzi no, faccio un ringraziamento ufficiale, prima l'abbiamo detto in diretta ma lei non era qua quindi non lo sa, vogliamo ringraziare te elfa smemorina e la Proloco per questa casetta, perché ci permette di stare tranquilli e con Katia, sì, con Katia, buonanotte, con Diana ed Ettore che sono in giro riusciamo a intervistare tutti. Allora, fai un appello per le prossime giornate a venire e stasera, perché fino alle 20 la festa prosegue, giusto? Assolutamente sì, allora anzitutto alle 18 si replica lo spettacolo delle principesse, quindi avremo ancora il piacere di sentir cantare Belle, la Belle e la Bestia, avremo Anastasia e naturalmente la regina Frozen, perché è lei la regina che... Elsa, la regina dei ghiacci. Esatto, la regina del ghiaccio, che è il fulcro di questa giornata. Ma è vero sì, come hai detto tu, che le prossime settimane ci aspettano tantissimi altri appuntamenti, iniziando subito già dall'8 di dicembre, dove abbiamo la fabbrica degli elfi, quindi sì. Cercasi personale, perché in realtà cerchiamo dei bambini volenterosi che abbiano il piacere di costruire un presepe con materiali di riciclo, quindi qualunque cosa troviate a casa senza acquistare nulla, perché abbiamo pensato di realizzare una mostra dedicata proprio a questi presepi, che si aprirà dal 24 dicembre fino al 6 gennaio presso la chiesa di Sant'Agostino qui a Montecosaro, sì. Quindi è una cosa per coinvolgere anche la loro creatività. Il 12 di dicembre ci aspetta una giornata ricca di magia, perché abbiamo dei spettacoli dedicati proprio al mondo della magia, quindi alla ventriloquia, insomma tutto quello che è il mondo dei maghi. Dopodiché il 19 è lì, quello è il clou. Esatto, perché lì andiamo a svelare il segreto di questa manifestazione, perché vi ricordo che si chiama Il paese di Babbo Natale, storia di un borgo incantato, perché il 19
verrà raccontata la storia di questo borgo che nasconde un segreto, e abbiamo invitato la fata della neve, che sarà protagonista di questa giornata. Lei sarà pronta ad accogliere tutti i desideri dei bambini, che verranno inseriti anche in quelli grandi? Assolutamente, verranno inseriti in un grande calderone. Se in quel momento tutti i bambini presenti saranno stati davvero buoni e in loro c'è questa magia importante, accadrà qualcosa davvero di speciale e tutti, guardando all'insù, potranno davvero versare una lacrimuccia. Bene, siamo contenti. Allora, vive il Natale con la Walt Disney. Assolutamente sì. Elfas Memorina, ti lasciamo perché abbiamo visto che corri, vai a destra e a sinistra. Devo andare. Poi se c'è qualcun altro della Proloco che vuole venire a fare due chiacchiere, fammi venire tranquillo, siamo qua. Comunque aspettiamo il prossimo spettacolo, poi ci saluteremo come si deve, e complimenti veramente per l'iniziativa. Grazie. Katia, alla conclusione. Grazie a voi. Radio Monteco Web è lieta di essere con voi, per voi. Grazie mille, noi siamo stati davvero felici che voi abbiate accolto la nostra richiesta, perché per noi è importante la presenza di tutti, perché siamo una comunità e vogliamo essere uniti da tutti i punti di vista. Guarda, noi ti ringraziamo perché è la prima uscita che facciamo fuori dai nostri studi, che in realtà i nostri studi, come sai, sono le nostre abitazioni, perché essendo via web. E veramente grazie per l'invito, questa volta siamo riusciti a venire con qualche peripezia dell'ultimo secondo, però ci siamo. Grazie Elfas Memorina. Grazie a voi, grazie. Per fortuna che te lo sei iscritto, perché sennò non mi ricordavo. Ciao Memorina, ciao, buon lavoro. Ciao Elfa, guarda quanti bimbi. Ettore, Diana, siete in giro? Ci siamo precisamente in fila per entrare nella casa di Babbo Natale. Davvero? Esatto. Allora, quanto tempo ci avete per entrare dentro? Di tempo ce n'è abbastanza da attendere, ma nel frattempo io potrei anche proseguire con i sondaggi. Prosegui? Magari. No, perché sennò mettevamo una canzone, visto che siamo stati un po' in diretta con l'Elfas Memorina. Allora, e poi vi ripassavo la palla. Però esatto. Se c'hai gente vicino che ha piacere di parlare e di interagire con noi, intervistatele pure, perché siamo qua e quindi potete anche... Guarda. Ne faccio una al volo proprio e poi mettiamo della musica. Non so se i signori... Vai. Signori, posso disturbarvi un attimo? Siamo in diretta su Radio Montego Web. Una piccola intervista, ma più che altro un sondaggio. Posso? Preferisce lei? Preferisce la signora? La signora, il marito ha lasciato... Ogni responsabilità il marito, eh? Benissimo. Semplicemente una domanda. Lei a casa ha il camino o la cappa? No, la cappa. La cappa. Ma ha pensato come potrebbe scendere Babbo Natale attraverso una cappa? No. Ai, ai, ai. Di notte. Allora signora, lascia aperta la porta a Babbo Natale. A posto. Grazie. Bene. Signora, grazie. Basta che non è come grazie. La pubblicità di quella dell'armadio, eh? No. Speriamo di no, Musica. Ok, musica, Radio Monteco Web a Montecosaro, il paese di Babbo Natale.
eccoci qua di nuovo a Radio Monteco Web. Siamo live qui a Radio Monteco Web. Ho gli inviati che stanno in giro, qui sono in radio, nel box riservato alla radio della Prologo con Katia. Katia non ha il microfono acceso, sì, adesso sì. Adesso anche Ettore e Diana hanno il microfono. Venanzio, ti saluto, cioè un omonimo non posso chiamarlo. Venanzio, vieni qua, ti intervistiamo, vieni qua. Vieni Venanzio, vieni, stai in diretta su Radio Monteco Web. Ettore, siete qui vicino? Questo ragazzo alto, si chiama come me, allora intervisto io, vai tranquillo. Venanzio, allora, sembrava che la giornata fosse brutta e invece guarda che spettacolo. È venuta fuori una giornata stupenda, quindi ringraziamo Dio. Guarda, il tramonto vediamo da qui. Quindi venite tutti quanti ai mercatini di Montecosaro, il paese di Babbo Natale. Qui goccia ogni tanto, non so se la neve che si scioglie. La neve finta che si scioglie. Rosaria, ma voi volete fare un saluto agli amici di Radio Monteco Web? Stiamo anche registrando, poi lo metteremo pure su YouTube. No video ovviamente, solo audio. Come ti chiami? Luca. E tu? Mattia. Oh, com'è questa festa? Siete stati a vedere Babbo Natale? No. Certo, siete fratelli, o ci andate insieme oppure no? Allora dopo che ci siete andati ci raccontate com'è, va bene? Che noi siamo qua dentro, va bene? Buon proseguimento di festa, ciao. Diana, ti vedo girovagare. Sì, infatti, guarda, adesso sempre sono dietro la fila lunghissima per entrare nella casa di Babbo Natale e con questo colgo l'occasione di porre un piccolo quesito a questa bella famiglia. Dante, vai. Buonasera, Radio Web Montecosaro. Radio Monteco Web, scusami. Sono Diana, ti posso fare una domanda? Come ti chiami? Denise, ascolta Denise, secondo te il Green Pass lo chiedono anche a Babbo Natale quando entra in casa? Sì. È inesorabile quindi. E tu da dove lo preferiresti, che anzi, dove preferesti che entrasse in questo caso? Dal camino. Ce l'hai il camino? Si è acceso. Grazie, buon divertimento ragazzi. Ebbene sì, anche lì entrerà dal camino, in questa casa fantastica di Denise. Allora, adesso permettetemi, voglio intervistare un amico che ci conosciamo da 40 anni. Vieni Silvano Pietrella. Silvano, ragazzi, sta curando tutta la parte audio e service della festa. Silvano, eri un po' preoccupato oggi quando vedi quella pioggia? Abbastanza. Allora, come sta procedendo? Benissimo. Senti, adesso ti faccio una domanda a 1 milione di dollari. Hai mai ascoltato Radio Monteco Web? No. Porca, Ettore, Diana, venite qua che dobbiamo punire questo signore. Silvano, lo conosco, l'ho scoperto da poco. Silvano, devi scoperto mentire. Da poco, da 9 mesi che giriamo, però va bene, non è mai troppo tardi. Io stavo con la Radio Monteco tra 40 anni fa. Esatto, la famosa Radio Monteco che stava nel comune, c'aveva sede, giusto? E c'ero anch'io. Perché eri un ragazzino, eri piccolo, un bambino eri quel periodo. Lascia perdere. Grazie Silvano, grazie mille, buon lavoro. Allora Katia, noi siamo qui dentro al calduccio. Io spero che Ettore e Diana non sentano freddo, sennò alla fine ci picchiano. Ma assolutamente, guarda, con il calore di queste persone e questi bimbi non abbiamo assolutamente freddo, nonostante sia dicembre. E poi la comunque... Prologo di Monteco contagia tutti. Esattamente, ci sono poi questi mercatini che sono stupendi con degli oggettistica veramente meravigliosa. radiomontecoweb.it. ragazzi, io vi regalo un po' di campanelle natalizie, le voilà. Sentite? Sì, le sentiamo. ecco le renne che arrivano questa sera con gli effetti speciali. Non vado a spese, ragazzi. Venanzio, se posso prendere la parola cortesemente, mi avvicino e tutta tua. Un ulteriore sondaggio. Salve, posso disturbare un attimo? Siamo di Radio Monteco Web e posso chiederle, fare una domanda, signora? Allora, se lei fosse una stilista, come vestirebbe Babbo Natale? che dici, Livia? Bianco e verde. Bianco e verde. Babbo Natale bianco e verde. No, rosso e bianco. Babbo Natale rosso e bianco. Bellissimo. Facciamo l'inverso, lo invertiamo. Grazie per la disponibilità. Ettore, per fortuna che è venuto fuori che ci sarà anche una bambina, perché stavo per fare una domanda forse poco opportuna. bene. Allora, io vedo che si è concentrato tutto molto dalla parte del vin brûlé.
e di Babbo Natale. Ci sarà un perché, Venanzio, ci sarà un perché. Com'è la fila da Babbo Natale? Beh, diciamo regolare. O se potete, non so se da lì prende lo stesso il vostro in-ear oppure il vostro microfono, cercate anche di intervistarlo Babbo Natale. Voilà, allora dovremmo entrare. Dovremmo entrare, sì. Ah, se vedete l'Elfa Smemorina, vedete se magari vi raccomanda oppure che... Sperando che il microfono raggiunga il luogo dove si trova Babbo Natale in questo momento, la casa di Babbo Natale, ci proviamo. Sento qualche fruscio strano, ti avviso io. Noi ci proviamo. Allora, Katia. Allora, tu, Katia, sei quella che ogni sabato mattina ci fa compagnia con un amico in comune. Com'è nata l'idea di questa rubrica? L'idea è nata per la passione e l'amore che ho per la terra marchigiana. Siamo marchigiani, ma forse molti di noi l'hanno scoperto durante la pandemia. Il fatto che non potevamo uscire di casa, o perlomeno non allontanarci dal nostro comune, dalle nostre abitazioni, ci ha dato la possibilità di guardarci intorno, di vivere le nostre vie, i nostri quartieri, i nostri bei palazzi comunali, palazzi antichi, chiese. Da qui è nata questa passione. Ovviamente siamo partiti col primo comune Montecosaro, perché siamo Montecosaro partiti con Montecosaro e poi ci siamo allargati ai paesi limitrofi, ma ogni sindaco, ogni comune è una ricchezza, è un valore aggiunto che fa sì che le Marche siano veramente uniche. Intanto chiedo scusa agli amici a casa, perché ho visto ora che è ripartito lo stream, c'è stata probabilmente la linea che è saltata, e perché qui dietro abbiamo poca linea onestamente, però siamo di nuovo live e poi comunque la registrazione di questa sera poi lo renderemo disponibile nelle prossime ore sul nostro canale YouTube e anche su Spreaker come solitamente facciamo. Allora, Ettore e Diana, dove siete? Siamo vicino, attaccati alla fila per entrare nella casa di Babbo Natale, ma abbiamo rinunciato perché in questo momento Babbo Natale è veramente molto occupato. Magari lo cercheremo di intercettarlo prima che riparta con le sue renne. A proposito di renne, sì. Esatto. Quante sono le renne di Babbo Natale? È una domanda adesso... per noi o per i vostri ospiti? Adesso vado a caccia di colui o colei che risponderà a questo quesito. Vediamo. Bene. Buonasera. Allora, eccoci di nuovo. Buonasera, signora. Sempre noi salutiamo la presidente della Prologo che è passata adesso. Eccoci. Una domanda. Sì, proprio lei, va bene. Quante sono le renne di Babbo Natale? Abbiamo qui dei piccini che possono rispondere. Come ti chiami? Mattia, è tuo amore? Ambra. Più vicino al microfono. Quante sono le renne di Babbo Natale? Oppure dimmi soltanto anche un nome di una renna. Il nome di una renna. E io la so, Rudolf. Bravissima. Voilà. E chi è Rudolf? La renna da naso rosso. Amore, bravissime, bravi. Grazie. Sei sempre più brava di loro, Bravissimi. Bravi, grazie. Sì. A te, Venanzio. Bene. Katia, tu li sai i nomi delle renne? O ti prendo in fallo? No, io non li so. Ok. Allora, facciamo una cosa. Voglio andare dentro la casa di Babbo Natale. Allora, se vuoi, vai. Bambina. Se vuoi andare, vai, poi ci racconti com'è. Ti aspettiamo qua, poi, se vuoi bene, andare. Bene, a dopo, ragazzi. Vedi anche Stefano... da che parte sta, poi se a qualcuno gli capita un bicchiere di vin brûlé da portare me lo portate, va bene Katia? Molto volentieri. Bene, allora se Ettore e Diana non hanno nessun altro da intervistare, mettiamo un altro brano musicale. Vai con la musica. Radio Montecò Web dal paese di Babbo Natale, Montecosaro.
allora con questo pezzo, con questo mood così particolare, torniamo live qui. Perché? Perché io, Ettore e Diana, ho qui da me un ospite veramente eccezionale. Aspetta, dov'è? Dove è andato a finire? Nicola, dove sei? Nicola, dove sei? Vieni Nicola, vieni Nicola. Mi sentite, Ettore e Diana? Forte e chiaro. Allora, guardate, io qui c'ho un super ospite adesso che si chiama Nicola. Adesso Nicola, tu non so se senti qualcosa dalla cassa, ma gli amici che stanno a casa sentono? Anzi, devo abbassare un po' il volume perché sto troppo alto e dopo entra troppo forte. Allora Nicola, guarda, prendiamo quest'altro microfono, così facciamo con due microfoni. Allora, aspetta che te lo accendo, Nicola, aspetta un attimo. Fai il giro dietro a me, Nicola. Fai il giro dietro a me. Allora Nicola, allora Nicola, benvenuto innanzitutto. Ti stai divertendo alla festa? Sì, mi sto divertendo molto. Oh, sono contento. La cosa più bella che hai visto qui oggi alla festa, per ora? Che mi è piaciuta la canzone di Babbo, la canzone quella che stavo a sentire, è Natale. Ah, bene, 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 bene. Senti, sei andato da Babbo Natale già? Sì, ci sono andato. Che ti ha detto Babbo Natale? Gli ho detto che regali volevo e dopo mi ha dato la caramella. Orca paletta, allora ci devo andare pure io, gli devo dire che regali voglio e la caramella. Adesso che devo fare? Se vuoi saluti gli amici di Radio Monteco Web e puoi continuare la passeggiata bene, con va mamma bene, papà. Va bene, va bene. Vai, un saluto agli amici di Radio Monteco Web. Va bene, va bene. Di ciao a tutti. Ciao Web di Monte Cosaro. Perfetto, grazie Nicola, ciao. Ragazzi, vi avevo detto che c'avevo un super ospite io qua, Lo abbiamo sentito. Io ne approfitterei, Venanzio, se possibile, sì. Per tentare di far raccontare una bella poesia di Natale a qualcuno. Oh, grande idea! Bellissima questa. Questa è una sfida, Grande idea, grande idea, allora, grande idea. Mi avvicina dei signori, signori, posso disturbarvi un attimo? Siamo su Radio Monteco Web. Una piccola, più che intervista, una domandina. Ci potete raccontare una poesia di Natale? Però? Tu? Sai qualcosina? No, stiamo intervistando anche il bimbo. Lui se la tiene per il giorno di Natale, giustamente. Non spoiler a nulla. Hai scritto la letterina a Babbo Natale? Qui c'ho pure dei signori che ballano. Non spoiler a nulla, quindi. No, ha deciso di non spoilerare. Io qui continuo a vedere facce nuove, quindi la gente continua ad arrivare, Certo, numerosi, tanti. La festa continua alla grande. Oh. Allora, io continuo a vedere gente con i bicchieri di vin brûlé. Beh, effettivamente un bicchiere di vin brûlé ci vorrebbe, perché comunque l'aria si sta facendo un po' freschetta. Ma io non lo sento, com'è? Ma perché tu sei un vero uomo? No, perché sto nel box qua. Ah, ecco perché. Anzi, vi dico di più, siccome sto da solo nel box, mi sentite pure meglio adesso, secondo me. Abbasso pure un po' la mascherina perché bravissimo. Qui dentro comincia a essere veramente quasi caldo. Però ricordiamo sempre. Buonasera, buonasera lavoratori. Aspetta. C'ho un personaggio super qui. Otacchia, com'è sta festa? Bella. Aspetta che mi fischia il microfono qua, aspetta, Bella. Oh, la festa è bella, capito Ettore, capito Diana? Certo. Allora, perché voi altri che avete origini, diciamo, fuori regione, bella è bella qui a noi altri, con la V, no? Ci mangiamo le B noi, sapete, sì, ormai. Sì, certo. Sì, lo sappiamo. Adesso con l'occasione, se nel caso non hai altro da proporre, vai. Di fare una domandina a qualcuno. Ti chiedo solo di avvicinare un po' il microfono perché ogni tanto si abbassa il volume. Siccome c'è molto rumore, sì. Molta musica, non molto rumore, scusate, e allora magari a volte la musica passa sopra le voci. Buonasera, Radio Monteco Web, posso fare una domanda? Come ti chiami? Livia, secondo te Babbo Natale è vegano, vegetariano o carnivoro? Ma io direi che è proprio carnivoro. Babbo Natale vegetariano è una cosa proprio. Grazie, buon proseguimento. Come ti è venuta? Guardi, io qui c'ho un altro personaggio. Vieni qua, Sergio. Tre denunce per mobbing. Come ti chiami tu, scusa? Io mi chiamo Mauro. Mauro.
quella persona lì è una brutta persona, cioè ha 3 denunce per mobbing, sul posto di lavoro si comporta malissimo. Allora, oggi è la giornata di Babbo Natale, siamo tutti buoni, perdoniamo qualsiasi peccato. Allora, buon proseguimento. Bene, imparate a conoscere i Montecosaresi, ce ne come sono no? Alcuni particolari. Venanzio, scusa, sì. Io cercherò di intercettare 2 giovanissimi. Scusatevi, vai. Posso fare una domanda? Siamo su Radio Montecoweb, vi sentite pronti? No, dai, sì che ce la potete fare. Allora vi chiedo, se per voi va bene, se ci potete cantare Jingle Bell in inglese baccheronico. Grande. Ti hanno salutato, se ne sono andati. Chissà perché. Vediamo se qualcun altro invece riuscirà. Forse una bella famigliola. Forse qui. Ragazzi, io volevo fare l'effetto discoteca intanto qua, ma se spengo la luce si vede poco, quindi ho riacceso. Ecco qua, ricordo agli amici ascoltatori di Radio Monte Coso Web che siamo a Monte Cosaro paese, per il paese di Babbo Natale. Ci sono bancarelle, poter mangiare, c'è un po' di street food, c'è del ottimo vin brûlé. E poi alle 6 il secondo spettacolo delle principesse, Elsa, la regina del ghiaccio, Bella e un'altra principessa adesso che sinceramente ho dimenticato il nome. E c'è Babbo Natale con cui potete entrare e fare la foto. Sicuramente per tutti i bimbi Babbo Natale ha un piccolo pensierino, intanto vi potete dire quello che volete per Natale. Ho con me i super inviati, perché sono super, Ettore e Diana, che stanno in giro in mezzo alle persone. È ripassato di nuovo l'Elfa Smemorina intanto. Buonasera Elfa. Venanzio, io questa cosa di Jingle Bell non ci posso dormire se non riesco a far cantare qualcuno. Mi avvicino magari. Signori, scusate, vi posso. No. Signori, no. La signora si rifiuta con i bimbi. Signori, vi posso disturbare un attimo? Siamo su Radio Montecoweb, finisca pure di mangiare, non si preoccupi. È buonissima. Volevo chiederle una cosa. Lei parla inglese? Allora, meglio così, ci potrebbe cantare gentilmente la canzone Jingle Bell in un inglese maccheronico? È diventato un contest questo. Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Bravissima. Lei si è buttata proprio su Jingle Bell Rock, una versione bellissima. Grazie signora, grazie. Immagino una ragazza giovane fosse. Sì. Ecco. Quindi è un contest questo ormai. Possiamo sfruttarlo come contest. Come contest, Jingle Bells a Radio Montecoweb. Venanzio, rimanendo in tema del carnivoro per quanto riguarda Babbo Natale, sì, facciamo presente che qui stanno cucinando gli arrosticini. Oh, quindi, gli arrosticini per 2 come voi è come tornare a casa, ragazzi. Ma stai scherzando, cioè come vivere proprio nel... Little Steel. Ah, ecco, oh benissimo, presumo sia sua figlia, sì, benissimo. Ecco, dopo farai i conti con lei, perché la sua figlia ci stava chiedendo prima di nascosto se lei ci può cantare Jingle Bell in versione inglese maccheronico. Insieme, forza. Intanto io ringrazio Katia che mi ha portato il vin brûlé. Jingle Bell. Il maccheronico è questo. Allora. Dai. No, lui. È fantastica questa cosa. Sì. Naturale. Bravissima, forza, siamo tutti con te. In italiano. Cantala in italiano. Ok. Jingle bell, jingle bell. Jingle bell. Bravissimi, jingle forza. Bell. Allora, mi dispiace, caro signore, ma i figli l'hanno fregata su tutti i punti. Ettore, sono fermate pure questa ragazza col cappotto a quadri, che canta pure lei Jingle Bells Rock. Questa, allora, siccome mi ha salutato, adesso la facciamo cantare. Questa ragazza, con questa ragazza. Sì, lei, proprio lei. Qui abbiamo. Fatele cantare Jingle. Sì, proprio lei. Proprio abbiamo lei. Un contest. Lei, per favore, dovrebbe cantarci Jingle Bell in versione inglese maccheronico. No. Forza, siamo tutti contenti. Dai. non picchiare Venanzio. È venuta a picchiarmi, sì. Ci serve Venanzio, non lo picchiare cortesemente. Per evitare di farmi picchiare non ho fatto partire il sottofondo. Non ti preoccupare, siamo noi che cantiamo. Bene, così andiamo in galera per bene. Esatto. Io preparo intanto il blocchetto d'assegni.
Bene ragazzi, allora facciamo così, mettiamo un altro brano musicale, no? Sì. Tanto oggi la playlist è tutta quanta natalizia, tutte canzoni natalizie. E poi ritorniamo a fare due chiacchiere. Se volete intanto anche riposarvi, rifocillarvi con del buon vin brulé, esatto, fate bene. Pure. Certo. Dopo cantiamo però, eh. Vai. Ce la dobbiamo inventare però per non rischiare nulla, eh. Certo. Musica. Vai, Radio Montecò Web. Eccoci qua, Radio Montecò Web. Stanno per ripartire gli spettacoli, vedo la bestia pronta. Siamo qui a Radio Montecò Web da Montecosaro Alto. Sto masticando perché una ragazza gentilissima mi ha portato del panettone che fanno qui. Il forno, non ho capito bene quale forno. L'elfa ha chiamato l'attenzione dei bambini. Io vedo le principesse pronte, così anche la bestia. La bestia me l'aspettavo con più barba, però io. Più panza, più fisico. Bestia. La pensione non ti ha fatto così bene. bestia. Pensavo di vederti più abbondante, bestia. Ci sto lavorando. Allora, bestia, senti caldo o così o stai bene tu? Diciamo che potrei stare più caldo, ma dopo due bicchieri di vino brulé la temperatura si sta alzando. Bene, bene, ti lasciamo al tuo impiego da bestia. Siamo a Montecosaro Alto, il paese di Babbo Natale. Intanto dico ai miei amici esterni che se vuoi, qui c'è un ottimo panettone che ci hanno portato e potete assaggiare.
non ho capito, non mi ricordo dove l'ha preso, perché la ragazza che me l'ha portato me l'ha detto, ma sinceramente non ho capito. Vi apro i microfoni perché avevo capito che stavate in ferie e quindi avevo chiuso tutto. Guarda, è buonissimo. Comunque grazie a colui o colei che te l'ha portato, perché è veramente ottimo. Bene. Io, Venanzio, sono qui di fianco alla all'elfo Smemorina. Mi avvicino all'elfo Smemorina e che vorrei chiedere sempre per il famoso contest di cui prima. Sì, 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 vado, sì, sì. Se ci può cantare Jingle Bell in inglese maccheronico. Ricordo l'inglese maccheronico sarebbe allora aspetta, perché io sono smemorina, quindi jingle bell a posto. Bravissima, mi piace, non lo so, va bene elfa, va bene elfa. Io sono elfo smemorina, dimentico tutto la mattina. Certo. Tutto la mattina e la sera? La sera lo stesso, a posto. Qual era la domanda? Allora, questa è elfa arteriosclerosi più che smemorina. Ragazzi, io vedo una cornamusa appoggiata su un tavolo. Sì, ma se poi lì al tavolo del pub. Il cornamusaro adesso è un attimo impegnato. Beh, magari se poi riuscite a beccarlo, gli fate fare un pezzettino live qui su Radio Monteco Web. No? Volentieri, guarda. Appena torna. Io vedo Elsa che passa, vedo anche Aurora che passa. Elsa! No, questa è Elsa. Anastasia, sì. Tu sei Elsa però. E io che ho detto prima della? Aurora. Aurora. Allora Elsa, tu in teoria non dovresti averci paura col freddo, no? No, questo è il mio clima ideale. Anzi, pure troppo caldo? Sì, leggermente caldo. Se scendeva qualche fiocchetto di neve era... Questa però dovrebbe essere opera tua, l'ascesa dei fiocchi di neve. Mi impegno per fine serata, può darsi che qualcosa, qualche magia farà scendere... No, c'è una tua fan, che è Elisa, poi mia figlia, che ti ha fatto una domanda ma non ho capito quello che ha detto. Mi ha detto che ha sempre freddo. Vero Elisa? Ha freddo Elisa? Venanzio? Sì, Ettore, dimmi. Sì, sono qui con una felicissima famigliola e volevo... Aspetta un attimo, sì. che così libero Elsa, libero. Sì. Elsa, ascolta una cosa, fra quanto rifate lo spettacolo? Lo spettacolo lo rifacciamo alle ore 18 qui sotto le logge. Perfetto. Mi raccomando, bambini, venite. Perfetto, copriti che è freddo, anche se tu freddo non lo senti. Vai Ettore, tutta tua la palla. Allora Venanzio, volevo chiedere alla signora che si chiama... Sara. La signora Sara, se ha avuto modo di dare un'occhiata alla letterina di Babbo Natale? Stiamo facendo. Benissimo, ha già in mente cosa chiedere a Babbo Natale? Sì, lei è un'idea chiara. Sì, ma io chiedevo a lei. Io? Chiedo io a Babbo Natale? Beh, io ho qualche anno di troppo per chiederlo. Era ovviamente una domanda spiritosa. Grazie signora, grazie. Grazie di tutto. A te Venanzio. Guarda Ettore, guadagna tempo che sto facendo una cosa inderogabile. Benissimo. Guadagniamo allora, guadagniamo. Eccoci, guarda, vado a intervistare adesso le signore della casetta. Buonasera signore, Radio Montego Web, possiamo fare una domandina? Ha scritto la lettera di Babbo Natale? Non l'ho scritta, però ho l'intenzione, comunque sono ancora in tempo, no? Ma secondo lei, se Babbo Natale vede la Befana, ci fa un pensierino? Non direi, conoscendo la Befana, no? Ah sì, sotto le vesti non si nasconde una bellissima donna? Grazie, buona serata, buon lavoro. Eccoci, abbiamo scoperto anche gli arcani di Babbo Natale con la sua Befana. Bene, benissimo. Vedo le principesse si sono spostate verso Babbo Natale. Sì, in questo momento le vedo anch'io e stanno entrando presso la casa di Babbo Natale. Bene, bene, bene. Allora, non so se prima avete sentito che cosa ho detto, che chiedo ancora scusa agli amici ascoltatori di casa, da casa, che per un attimo è saltata la linea, quindi probabilmente non ci avete sentiti, ma da una mezz'oretta a questa parte siamo di nuovo online, ma credo che vi siete persi pochissimo perché dovrebbe essere durata pochissimo l'interruzione. Però potranno riascoltare più tardi. Esatto, abbiamo messo in registrazione tutto quanto e nonostante i primi problemi tecnici che abbiamo avuto. Venanzio, ma il bello della diretta è proprio questo.
Ma io me ne sono accorto dopo, quindi credo che è andato tutto bene alla fine. Non c'è problema, nessuno si è accorto di niente, non ti preoccupare, noi non facciamo la spia, voi. A posto, tanto l'ho detto già due volte, quindi... Ti sei auto-eliminato. No, no, allora, mi chiedono dalla regia se la cassa di Babbo Natale si paga. A me non sembra, si entra e via, no, giusto? Non si paga. Esatto. Intanto cerchiamo un pochino di vedere se il cornamusaro è tornato tra noi, ma a quanto pare no. Allora, ricordiamo agli amici a casa che si può stare la festa all'aperto, siamo all'aperto, quindi non c'è problema per passeggiare o qualche rischio. Ovviamente usiamo le accortezze del caso, non creando assembramenti. Indossiamo una mascherina quando c'è tanta gente vicino a noi e cerchiamo di stare attenti, perché la festa si svolge regolarmente, non c'è nessun problema. Anzi, per come si era presentata oggi la giornata, con quella pioggia, con le nuvole, perlomeno io che abito allo scalo, oggi vedere un tramonto così bello e poi senza più una goccia è fantastico. Io non so voi che venite da Osimo, se da voi era uguale. Siamo di Castelfidardo. Oh, scusa. Lì diluviava. Sbagliare un osimano con uno di Castello è pazzesco. A Castello diluviava, sì. Poi all'improvviso, quando il tempo, anzi il meteo, si è accorto che dovevamo arrivare qui a Montecosaro, a quanto pare ha deciso di far uscire un sole stupendo. Bene, bene, perché Montecò, ragazzi, c'ha una corsia preferenziale certo, verso l'alto. Ce ne siamo accorti. Qui comunque la popolazione è molto molto calda, come l'atmosfera di questa sera, che davvero merita. E pensate che non avete visto ancora quegli ubriachi, perché sennò era ancora più calda la gente. Allora, comunque, trovandomi tra le persone posso confermare che qui tutto è nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti, siamo tranquillissimi allora. Ok, perfetto. Allora ragazzi, se avete qualcun altro da intervistare, se no altrimenti facciamo andare un altro brano musicale e poi torniamo live qui su Radio Monteco Web. Ditemi voi. Musica maestro, Radio Monteco Web, la casa di Babbo Natale, musica per voi. Radio Monteco Web.it.
Eccoci qua, Radio Monteco Web. Avete sentito il jingle? Allora, aspetta che... Ragazzi, non sto col mixer, col cursore, quindi mi dimentico sempre, perché l'altro mixer, come ho detto prima ad Ettore, non l'ho messo, perché pensavo che ci fosse qualche goccia di pioggia. Mi sentite? Sì, noi ti sentiamo. Guarda, ti dobbiamo interrompere 2 secondi perché siamo riusciti ad entrare dentro la casa di Babbo Natale. Oh, infatti sento un fruscio strano, forse il microfono arriva un po'. Forse la presenza di Babbo Natale, eccoci, Babbo Vai. Natale, ciao! Buonasera a tutti! Ciao come Babbo Natale! È bellissimo quando ci sono i bimbi! Bellissimo! Cosa chiedono questi bimbi? Tutti i giocattoli, tanta felicità! Bene, grazie Babbo Natale! A voi, non è mai un lavoro. Una domanda a Babbo Natale, una domanda a Babbo Natale. Scusa Venanzio, non ti ho sentito. Una domanda a Babbo Natale, la posso fare? Come gli fate voi insomma da Babbo Natale. Allora, per Natale noi di Radio Monteco Web ti chiediamo una sede dove poter lavorare tutti insieme con una ottima connessione. Va bene? Allora dice ovviamente il nostro grande Venanzio di trovare una sede per Radio Monteco Web. Lavorare tutti insieme. Senz'altro. Grazie Babbo Natale. Grazie Babbo Natale. Natale. Eccoci. Bene, bene ragazzi. Oh, è fantastica sta cosa comunque. Abbiamo parlato con le principesse, abbiamo parlato con Babbo Natale. Che bello. Quindi ci sono ancora dei bambini che corrono. Ettore mi fa un cenno strano, non so perché io mi sono sbagliato per il canale di Ettore. Certo Ettore. Ci allora, sono. No, stavo... Ettore, la colpa è mia perché ho preso l'altro microfono, l'altro mixer, come ti dicevo, e non ho i cursori e quindi... No, non ti preoccupare, nel frattempo io mi allenavo a fare la risata di Babbo Natale che fa più o meno... Allora, ti presto la mia pancia, tu fai la risata... vero. Comunque ogni desiderio è debito, quindi Babbo Natale ha fatto una promessa, a che significa... Il 26 vado a battere cassa allora. Certo. Ma io qui ho sempre i nostri baldi giovani e adesso però, visto che prima non hanno voluto cantare la canzoncina Jingle Bell, questa volta chiediamo loro se hanno scritto la letterina a Babbo Natale. L'avete scritta? No? Non l'hanno scritta. E cosa scriveresti a Babbo Natale, un desiderio? Non lo so ancora. Ancora non lo sa, ci sta pensando, però magari uno di loro conosce una bella poesia di Natale. Assolutamente forse. Niente, rinuncio. Grazie comunque. Grazie ragazzi. Allora vi ricordo che siamo qui live dalla festa di Babbo Natale, dal paese di Babbo Natale a Montecosaro Alto. Andate a visitare la pagina Facebook della Proloco per gli orari, le giornate, perché ci sarà anche l'8 dicembre ogni domenica. E sempre qui, i mercatini di Natale qui a Montecosaro, tanta musica, perché ci sono le principesse che alle 16 e alle 18 fanno lo spettacolo musicale, cantano. Abbiamo Elsa, abbiamo ciao, abbiamo, saluto gli amici che passano intanto qui davanti al box della radio. Abbiamo Elsa, abbiamo Belle, abbiamo, adesso sbaglio di nuovo, Anastasia, perché Anastasia è la terza principessa, vero Elfo? Ecco, ci ho preso, prima ho sbagliato 3 volte. E quindi c'è solo da venire a vedere, poi siamo riparati, quindi stiamo bene. Salutiamo anche le forze dell'ordine che passano qui davanti al nostro box. Siamo in diretta su Radio Monteco Web e si sta veramente in sicurezza, quindi potete venire tranquilli all'aria aperta e poi vedere appunto le principesse e andare a visitare Babbo Natale con i vostri bimbi. Radio Monteco Web. Ricordo che ci sono 2 nostri inviati in mezzo al pubblico, Ettore e Diana. Io ogni tanto apro la porta per vederli, sì. Perché tengo anche d'occhio lo zampognaro, tante volte riprende la zampogna in mano. Lo zampognaro e il latitante. Esatto. E forse andava a prendere qualcosa per riscaldarsi lo zampognaro. Certo, poverino. Adesso mi avvicino ad una signora. Signora, posso farle qualche domanda? Siamo su Radio Monteco Web in diretta. Non vendiamo nulla. Chiediamo al marito, signora, sì, perfetto. Allora, al signore... magari cosa si aspetta da questo Natale, più che altro a livello enogastronomico, cioè Vai. Quale sarà, cosa preferisce lei, preferirebbe lei a pranzo il giorno di Natale? A livello culinario? Le solite cose, ce ne puoi indicare una magari? È la
moglie ovviamente da brava. Io nel frattempo qui davanti, ragazzi, ho due splendidi forse bambini però la con i genitori. Più preparata. Domandiamo direttamente alla moglie. Sicuramente in brodo con i tortellini. Brava la moglie, le donne, le donne. Il brodo con i tortellini è qualcosa di veramente irrinunciabile. Io qui davanti c'ho un ragazzo che si aspetta che la barba gli si sbianca, potrebbe farlo lui a Buon Natale fra qualche tempo. Buon Natale. Bene. E vedi le donne, altro qui... che Babbo Natale, ci vorrebbe Babba Natale. Avete fatto caso che la gente inizia ad aumentare, certo, e a tornare a cambiarsi di continuo? Che bello. Questa festa, eccolo, eccolo, eccolo. Lo Zampognaro. Buonasera. Buonasera. Radio Montego Web, ci può suonare qualcosa? Eccoci. Allora io tolgo la musica di sottofondo, eh? Certo. Live per voi lo Zampognaro di Montego. Adesso sta gonfiando. Bellissimo, bravissimo, il suo nome... Oh, non c'è Natale senza Zampogna, eh? Aya. Aya, un italiano. No, italiano. Italiano. Dove, do you speak English? Dove hai imparato a suonare uno strumento così importante? Sono un polistrumentista, mi piacciono tutti gli strumenti e collezionavo strumenti. Collezioni, non vuoi impararlo? Certo, complimenti, complimenti ancora. Grazie, grazie per averci ricordato un Natale così bello anche di... quando eravamo piccolini. Non è grazie. Natale senza Zampogna, ragazzi. Allora adesso vi dico questa cosa, ragazzi, mia figlia ha chiesto a mia moglie di andarle a prendere gli arrosticini, quindi voi non potete fare altro che essere contenti. Ma tua figlia in realtà è il cuore abruzzese come noi. E noi faremo giudici come da Masterchef. Esatto. Vabbè, voi sapete che noi siamo molto legati con l'Abruzzo per via di San Gabriele. Come ecco no. Lo Zampognaro che passa qui davanti a noi. E sapete che a me sarebbe sempre piaciuto suonare la Zampogna, saper suonare. Signora, c'è Babbo Natale, posso... sta dando il cambio a Babbo Natale per caso? E dovrebbe essere la Presidente della Proloco quella, ecco, la infatti. Presidente della Proloco. Ha detto che stava andando a dare il cambio a Babbo Natale. Perfetto, perfetto. Anche perché con la stanza di Babbo Natale, immaginate che si ruzzolava su un tappeto enorme. Ah sì? Insieme ai bimbi. Vabbè. Ed era veramente bellissimo vedere Babbo Natale che fa le capriole. Vabbè, deve essere, la pancia non gli dava fastidio? No, mi sa di no, perché comunque rotola su qualcosa di sicuro, sicuro non si fa male, insomma. Bene, allora facciamo una cosa, mettiamo un altro brano musicale e poi torniamo qui live, che dite ragazzi? Musica! Allora, un attimo solo che sento un ritorno strano. Voi lo sentite? No, decisamente bene. Allora sono io che sento, forse con la musica che ho di fronte. Allora, Radio Montego Web, si è spento tutto, un attimo che vi rimetto la musica. Si parte tra poco live qui su Radio Montego Web. Honey, I hope you know.
Eccoci, siamo di nuovo live con Radio Monte Cow Web. Ci stanno i microfoni che fischiano perché stavamo tutti qui vicino. Adesso non so perché fischia ancora, non dovrebbe fischiare, ma c'è un rientro lo stesso. Abbassiamo un po' il volume e non facciamo più fischiare. Allora, siamo qui live a Radio Monte Cow Web. Stiamo facendo compagnia agli amici che sono qua. Ci sono Ettore e Diana che sono in giro per la piazzetta a intervistare le persone. Qui ci sono bancarelle, c'è proprio fra un quarto d'ora c'è lo spettacolo delle principesse. Lo sapevate, Diana? Come no, alle 6 c'è, anzi alle 18, scusate, ci sono le principesse. Quindi bambini, state allerta. Sì, sì, sì. Io nel frattempo mi è entrato qualcuno in studio, perché lo possiamo dire uno studio. Un intruso. C'è un piccolo problema tecnico. Oh, allora, che risolveremo, che risolverà sicuramente, perché è un super tecnico questo qui. Lo sapevi? Lo conosci? Guarda, io onestamente farei anche a meno a volte, però sai. Oh, come faresti a meno? Ettore ha detto che a volte farebbe anche a meno. Tante volte dico, ma come ho fatto a dire sì? Davanti a tutte quelle persone. Ma poi, quanti anni fa è stato poi? Oramai, guarda, oramai ho perso il conto. Hai perso il conto? Allora Diana, sì, raccontaci un po' tue impressioni, visto che vedi le persone che passano, sei lì fuori. Guarda, io vedo innanzitutto tutte, anche i bambini piccolissimi con delle crispellone in mano, mostruose, enormi, bellissime, ma soprattutto buonissime. Io invece ho qui le mie... Nelle Marche si chiama la crescia, giusto? Sì, o fritella. O fritella. O fritella. Si chiama crespella o... Pizza unta. Vai, sei aperto, eh? Che succede? Adesso mi ha fatto un gestaccio, Ettore. Non so se voleva farmi capire che qualcosa di particolare oppure meno, però noi adesso lavoriamo perché guadagniamo un po' di tempo. Che dovete sapere che quando stai 2 ore live così, le batterie si possono anche scaricare dei microfoni, degli in-ear. Allora noi che facciamo? Le andiamo a caricare. E per, invece di caricarle ne cambiamo direttamente, così almeno non abbiamo problemi. E mentre prima è toccato ad Ettore, adesso è toccato a Diana. Troppo mi tocca. Il bello della diretta. Benissimo, siamo tornati live, sì. Vai, bene, bene. Guarda, qui ci sta qualche ragazzina che se vuoi potete intervistare. Ah, qualcuno certo. Va pure a scuola insieme. Perfetto, allora facciamo magari a qualche... Fagli fare il contest, casomai. Il contest, quindi facciamo cantare Jingle Bell. Sì. Benissimo, chi di voi vuole cantare Jingle Bell in versione inglese? Allora in versione italiana. Vai. Scappano, scappano. Scappano? Dove vanno che scappano? Stanno fuggendo tutte quante. Allora ne approfitterei per fare magari una domandina alla madre. Mamma. Anche a quella signora col giubbino rosa può fare il contest. Allora eh? Facciamo fare il contest prima alla signora con il giubbino rosa. Sì, 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 sì. Vai, signora, per favore Jingle Bell in versione inglese maccheronico. Non è il caso, ho detto. Signora, allora, un caro e vecchio, tu scendi dalle stelle. Meglio. Occhio che se non mi fa rientrare a casa questa. Ovviamente era la moglie di Venanzio che purtroppo deve sopportare Venanzio come la me, sua croce, parte sono la sua Ettore, croce. Come d'altra parte me, Ettore, ma purtroppo questo... Vai, vai. Sono i piccoli errori. Tutti i vostri microfoni, fate quello che volete. Ecco, allora andiamo a intervistare... Mangiatore di... Si chiamano crespelle, no? Come si mangiatore chiama? Di crispe. Frittelle. Frittelle, frittelle. Buonasera, Radio Monte Cow Web. Tuo nome? Stefano. Stefano, com'è? Crescia, buonissima. La crescia. È buonissima. Buonissima. La consiglio a tutti. La consiglio a tutti, quindi ragazzi, quando arrivate qui, oltre a Babbo Natale c'è la crescia da provare, che fa anche rima. Hai fatto pure la rima, brava. Stasera ricevi paga doppia per questa rima. Venanzio, sono riuscito a catturare una splendida signora alla quale vorrei fare una... Ma guardi signore, una domandina semplice, perché lei sa che Babbo Natale è vestito di rosso e qualcuno si è lamentato perché lo ritiene un po' troppo schierato. Per questo le chiederei, come vestirebbe Babbo Natale lei? Bianco. Totalmente bianco, così si confonderebbe con la neve. Ma poi il bianco ingrassa. Già Babbo Natale è grosso, dillo un po'. È
mi dicono dalla regia che il bianco poi allarga un pochettino, già Babbo Natale di per sé è un po' è generoso, quindi magari non so, un vestito a strisce come i carcerati di Alcatraz. E invece continuiamo con quest'altra bella donzella. Vieni bella donzella, che dici, lo mettiamo a dieta questo babbo? Sarebbe meglio metterlo a dieta, ma con queste cresce, con gli arrosticini, con le castagne e il vibrulè, come si fa a rimanere a dieta? Guarda, ve lo dico anch'io, come si fa a stare a dieta? Ma guarda, noi fortunatamente non abbiamo di questi problemi. Voi due. Voi due. Nel frattempo ho chiesto ad un altro signore se vestirebbe Babbo Natale a strisce, mi ha detto no perché poi non riesco a regolarlo. Quindi ascoltate, ma adesso faccio una domanda personale, ma Babbo Natale c'ha più pancia o meno di me? Guarda, non lo possiamo dire perché altrimenti scandalizzeremo. La B, la risposta B. E non me la ricordo più, quindi c'ha meno pancia di me, ho capito, va bene. Allora, mi candido io per fare Babbo Natale l'anno prossimo. Bene. Allora, notiamo che qui c'è una notevole predominanza di cagnolini. Sì. Che si aggirano tra di noi, sono stupendi e sono molto molto dolci. Portano i cappottini i cagnolini? Portano i cappottini, portano le orecchiette da rennetta. Insomma, vestono anche i cagnolini per Natale. Ed è giusto che sia così, perché il migliore amico dell'uomo deve sempre rimanere con noi, non deve subire mai maltrattamenti. Chiedo scusa, vedo a girarsi qui tra in coda per entrare nella casa di Babbo Natale un personaggio che ha appena lasciato il testimone lui stesso a Babbo Natale. Guardi là, lì c'è la regia e puoi vedere che buonasera. Il signore con i capelli biondi sta salutando. Quelli con i capelli lunghi, quello con i capelli lunghi. Allora, è magro. Volevo fare una stessa domanda che ho fatto poc'anzi ad altri intervistati e chiedergli un parere sul fatto che Babbo Natale quest'anno è stato nominato come il miglior corriere d'Europa. Però la Befana si è lamentata dicendo che lei, guardi, lei consegna anche di notte. Cosa ne pensa? Beh, secondo me in un'epoca in cui i pacchi vanno e vengono alla velocità della luce ci può anche stare che qualcuno consegni di notte, magari un bellissimo regalo proprio la notte di Natale. Perfetto, grazie per la risposta, ci hai lanciato un bel pacco, grazie. Aspetta che becco anch'io questo fantastico signore, nonché piacevole presenza in questo clima molto molto caldo. Ascolta, secondo te Babbo Natale non paga il bollo renna? Ma secondo me Babbo Natale incarna veramente la persona green. Lui è green, dovremmo prendere esempio. Non paga il bollo e non inquina. Il microfono un po' più vicino che si sente bassissimo. Non paga il bollo e non inquina, ha detto. La regia mi dice il microfono più vicino, però volevo dirti, Venanzio, che non so se lo conosci, ma stiamo parlando con uno dei più grandi fonici del centro Italia, cioè il nostro caro Christian. Roba grossa. Buonasera a tutti. Allora non gli fare ascoltare quello che esce dalle cuffie, perché sennò viene qua e taglia tutti i capi. Non dobbiamo far ascoltare quello che esce dalle cuffie, dice Venanzio. Non gli fare ascoltare quello che facciamo qua, sennò taglia tutto. Occhio, infatti c'è un bambino che si è appeso di altalena, ma tutto controllo. Ecco lo zampognaro che torna lo zampognaro. Guarda, qua ce n'è una che potrebbe fare il contest, glielo faccio fare io da qua, vieni. Vai. Sara, vieni, ti faccio fare il devi cantare Jingle Bells in maccheronico, non lo so, in maccheronico, è un contest di Radio Monteco Web, dai. Non la sa, ha detto. Vai, vi ridò la parola. Diana Ettore? Sì. Vi ridò la parola, prego. Non vuole cantare per il contest, no. Guarda, peccato che noi non siamo stonati, altrimenti lo canteremmo noi. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Pure jingle bell, jingle bell, jingle rock. Ma sei fantastico, presentati a Sanremo 2022. Posso fare una battuta? Certo. Sono favoloso. Ma sei fantastico, guarda. Era semplice questa battuta.
Saluto i miei amici di Favola, sia Luca che Federica. Poi Federica fra poco l'ascolteremo qui perché è nelle vesti di Bella. E poi onestamente è stato bellissimo quest'estate, Ettore, poter suonare con te. Grazie, posso dire la stessa identica cosa, è stato veramente bello suonare con te e con tutta la band. Allora grazie, in questo caso intervengo, spero che comunque le serate ricominciano presto, di modo che io sarò molto molto più libera. Brava. Da Ettore. Per quello io pensavo più libera di venire ad ascoltarci, perché potevi scegliere le serate. Guarda, quello sicuro, però comunque sai, la distanza, sto scherzando ovviamente. scherzo. Vedo un via vai di principesse. Ecco le principesse che arrivano. Guardate, io vedo dal timer che sono 17:55 e l'Elfa Smemorina ha preso il telefono. Bellissime. Quindi chiunque ci stesse ascoltando, sappia che si deve sbrigare perché alle 18 inizia lo spettacolo delle principesse. Forse sentite l'Elfa Smemorina in sottofondo? Sì, sì. Ecco, vedo passare Elsa, vedo passare Belle, vedo passare l'altra principessa che dimentico sempre il nome. È arrivata anche la bestia Anastasia, ecco, visto, mi ha sentito subito l'Elfa Smemorina. Io adesso abbasso il volume della cassa che va qui nella piazzetta, perché sennò disturbiamo le ragazze che vanno a cantare. E appena inizierà la musica, purtroppo per gli amici a casa, devo togliere il volume per motivi tecnici, diciamo così. Però vi facciamo compagnia con un po' di musica qui a Radio Montego Web. Poi probabilmente Ettore e Diana ci devono dire qualcosa, non so se ce lo dicono prima o dopo lo spettacolo. Guarda, un po' prima e un po' dopo, vediamo. Prima siamo qui comunque a ringraziare Radio Montego Web e tutto lo staff che ha organizzato la festa. E grazie per averci ospitati, insomma, per grazie fare questo. Per averci donato questo attimo stupendo e magico di Natale. Grazie a te Venanzio, che sei sempre fantastico, e grazie a tutti gli organizzatori che comunque meritano davvero una medaglia d'oro. Diciamo che stiamo già respirando un po' l'aria del Natale. Certo, certo. Sicuramente. Finalmente si dimentica un po' dell'anno passato e si ricomincia a vivere, tutti insieme, tutti in modo caloroso. L'anno scorso a quest'ora eravamo un po' in carcere, più limitati, sì. Esatto, eravamo in carcere. Oggi si respira qualcosa di veramente bello, c'è vibrazione positiva nell'aria, e il positivo in questo caso, fortunatamente, non stiamo parlando di quel maledettissimo virus, ma stiamo parlando sicuramente di vibrazioni fantastiche che ci fanno sussultare il cuore e ci ricordano che comunque il Natale è sempre magico e stupendo. Siamo in un momento, ragazzi, in cui si ha anche paura a dire che una cosa è positiva. Esatto. Ci avete fatto caso? Come no? Purtroppo sì, purtroppo sì. Purtroppo sì. Ma noi vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno, e quando nel caso dovessimo vederlo vuoto, facciamo una bella cosa, travasiamolo in uno più piccolo. Ma soprattutto, guarda, sperando che sia, stiamo parlando di vin brûlé in questo caso. Ovviamente. Se state con me, probabilmente il bicchiere pieno dura poco. E allora bisogna usare quello piccolo, come dice Ettore. È così. Ragazzi, io vi ringrazio veramente per questa compagnia che ci siamo fatti a vicenda. Adesso facciamo andare qualche altra canzone, poi io farò le conclusioni quando finirà lo spettacolo delle principesse, perché poi noi siamo qui ospiti oggi della Proloco, perché ci faceva piacere dare questo abbrivio a questa festa. Vi piace questa parola, abbrivio? Abbrivio, infatti, stavo cercando nel mio dizionario. Ma purtroppo nemmeno. Guarda, segnatelo, che poi dopo vai a cercarlo. Io Wikipedia non ho trovato questo aggettivo. Venanziopedia. L'abbrivio è lo spunto che si dà, no? Quindi quante cose bisogna imparare prima di morire, diceva la vecchietta di 105 anni. Bene ragazzi, io vi lascio un attimo la parola perché penso dovete dirci qualcosa. Sì. Allora, inizio io nel salutare tutti quanti nuovamente, grazie, e vi ricordo che ci riascolterete più tardi su Radio Montego Web, e ciao da Ettore. Sì, vi ringrazio anch'io ragazzi, vi ringrazio di averci ascoltato sempre sulle fantastiche frequenze di Radio Montego Web, ringrazio il mio compagno di vita, nonché di strada in questo caso, grazie, Ettore. Amore.
E io sono Diana e ci risentiamo presto sempre sulle frequenze fantastiche di Radio Monteco Web. Grazie Venanzio e grazie a Montecosaro. Ciao Venanzio, grazie a tutti da Ettore e Diana. Ciao, grazie. Ettore e Diana. Noi mettiamo un po' di musica perché adesso parte lo spettacolo delle fantastiche principesse qui nel paese di Babbo Natale a Montecosaro Alto, Radio Monteco Web. The snow is falling down. Longing for this Christmas, when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to your attention, giving you a smile, I can seem to look away. I might be crazy, but I think you feel it too, like a vibration right between us with a beautiful tune. Could we fall in love in this winter wonderland? The stars shine much brighter. Or is it just your eyes that have lit something in me? See you coming closer from across the room. My heart is pounding really fast. I don't know what to do. Could we fall in love in this winter wonderland? Eccoci qua, Radio Monteco Web, siamo a Montecosaro Alto. Siamo a Montecosaro Alto perché oggi c'è la prima giornata di un paese, il paese di Babbo Natale. Dietro al Teatro delle Logge potete trovarci con la Prologo, le principesse che quest'ora si stanno, in questo momento si stanno esibendo. Veramente una festa fantastica. C'è tantissima gente e la festa durerà fino alle ore 20. Poi se andate sulla pagina Facebook della Prologo, sul sito del comune, vedete il programma intero. Anche l'8 dicembre ci sarà un'altra giornata come questa, dalla mattina alle 10 alle sera alle 20. Sono qui, ci sono delle bancarelle, c'è la possibilità di mangiare le famose frittelle, gli arrosticini, prendere il vin brûlé, e c'è la possibilità di vedersi con Babbo Natale. Veramente una festa bellissima, si respira il Natale. Non è poi così nemmeno freddo, poi pensando come il tempo oggi si era messo, in realtà è veramente è una bellissima atmosfera. Abbiamo goduto anche del tramonto qua giù dietro la chiesetta delle anime, che è stato fantastico. Vi invitiamo a venire veramente. Noi fra poco ci saluteremo perché siamo arrivati alla fine di questa diretta. Ci teniamo veramente a ringraziare la Prologo per questo spazio che ci ha dedicato, ci ha permesso di stare qui a
a condividere questo momento di festa insieme ai nostri ascoltatori e a molti cosaresi. Soprattutto ci ha dato questo box che ci ha riparato anche un pochettino, visto anche che siamo in un punto in cui un pochino l'aria ci potrebbe essere. Veramente ci sono tantissimi bambini qui di fronte a guardare le principesse che stanno cantando e si stanno esibendo qui per i loro bambini. Bellissima serata. Radio Montico Web, vi metto un altro brano musicale. Saluto innanzitutto i collaboratori di Radio Montico Web che sono venuti qui. Katia, che è stata qui con me nel box, e i due inviati in mezzo alle persone che sono Ettore e Diana, che ora ci hanno salutato e sono andati via. Adesso mettiamo un po' di musica qui su Radio Montico Web e poi torniamo live per un saluto. Ding dong, ding them bells are playing loud and clear. Dong, ding dong, they're saying it's that time of year. For dreams of snow and stolen kisses neath the mistletoe. For kids from 1 to 96 with eyes and hearts aglow. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Yuletide carol choirs, angels in the snow. Chestnuts open fires, light from long ago. Hark the herald, all ye faithful, golden days of yore. Listen to the same old songs a thousand times and more. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. We dream of snow and stolen kisses neath the mistletoe. To celebrate that talk of born 2,000 years ago. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Ding dong, ding, them bells are ringing clear and bright. Dong, ding, doggone bells they ring throughout the night. You spouse of kin and child of sibling, come and gather near. Eat and drink, invade my house like every single year. Ding dong, drive me insane, it's Christmas time again. Siamo qui su Radio Montego Web live e in questo momento la festa al paese di Babbo Natale, si stanno esibendo le principesse e infatti abbiamo tolto la musica dal piazzale perché per non disturbare l'esibizione delle voci fantastiche. Veramente, veramente una bellissima festa, una bellissima serata. Si può passeggiare, stare in tranquillità all'aria aperta senza nessun problema. Vi ricordo che la festa dura quest'oggi fino alle 20 e poi nei prossimi giorni seguite l'elenco delle giornate sulla pagina Facebook della Prologo del Comune di Montecosaro dalle 10 alle 20. È veramente bellissimo vedere tutte queste famiglie a guardare l'esibizione delle principesse, perché se pensiamo che esattamente un anno fa, come dicevano gli amici Ettore e Diana, eravamo chiusi in casa, respirare un'aria quasi di normalità, se non fosse per le mascherine, è sicuramente una cosa molto bella. È bellissimo vedere tante facce amiche, tante persone. Allora, noi siamo qua, siamo live ancora per qualche minuto e poi saluterò anche io, perché siamo arrivati alla fine di questa giornata. Vi regalo una vecchissima canzone in una forma un po' pop, Gotta Eat on the Mountain,
e l'ascoltate qui su Radio Montego Web, tutta quanta per voi. Ascoltare Radio Montego Web è un gioco da bambini. Visitate Radio Montego Web tutti i Eccoci qua, Radio Montego Web, sempre live da Montecosaro Alto per il paese di Babbo Natale. È veramente, qui la gente continua ad arrivare, perché la gente ha capito che è tempo buono, forse anche grazie alla nostra live, alla nostra diretta, si è visto che la festa c'è stata. Non si è avuto paura della pioggia, quindi siamo ancora qua live da Radio Montego Web. In questo momento c'è lo spettacolo delle principesse, ha appena cantato Elsa, adesso c'è Belle di Bella la Bestia, forse sentite anche qualcosa sottofondo, noi siamo qua. Allora, per prima cosa ci tengo veramente a ringraziare la Proloco per questa bella iniziativa, per averci invitato qui a fare questa diretta a Radio Montego Web, perché è il battesimo del fuoco per noi, la prima volta che facciamo una live in una location con la radio, quindi che dire, è veramente emozionante qui stare qui con gli amici Ettore, con Diana, con Katia e le nostre famiglie. Siamo stati qui, abbiamo condiviso questo momento insieme. Radio Montego Web è una grande famiglia e siamo qua. Approfittiamo per iniziare ad augurarvi il nostro buon Natale. Seguiteci via web, radiomontegoweb.it, e continuare a vedere anche le nostre repliche, ascoltare le nostre repliche su YouTube e su Spreaker.com, perché siamo ancora là. Radio Montego Web dal paese di Babbo Natale.
adesso vi mettiamo un'ultima canzone e poi vi salutiamo perché per questa sera abbiamo fatto. Grazie a tutti, buona serata da Radio Monte Co Web. Bene, siamo qua ormai, ore sono 18:17, siamo alla fine di questa splendida serata, di questo splendido pomeriggio e adesso noi vi andiamo a salutare perché anche noi ci salutiamo. Radio Montecorvo Web, veramente vi invito ad ascoltarci, questa trasmissione sarà in replica per i prossimi giorni e siamo qua, vi invitiamo a venire a questa festa perché è veramente... veramente bellissima e siccome noi vogliamo augurarvi un buon Natale vi mettiamo una versione pop di We Wish You Merry Christmas, tutto quanto per voi per chiudere questa trasmissione. Grazie a tutti davvero, siamo domenica 5 dicembre, l'8 dicembre si replica qui a Montecosaro il paese di Babbo Natale, tanti bambini, le principesse, Babbo Natale, le bancarelle, il vin brûlé, vi aspettiamo. Buona serata a tutti da Radio Montecosaro Web in diretta da Montecosaro. Ciao a tutti! We wish you a Merry Christmas. We
Visitate Radio Monteco Web.it.